Vi devo interrompere, scusatemi che c'è il sottosegretario Caliendo in diretta al telefono. Sì, grazie. Allora, buonasera. Buonasera. Senta, ho sentito la trasmissione. Siccome concordo con Raisi sulla inopportunità di frequentare i pregiudicati, vorrei sapere quando ho frequentato pregiudicati. Io ho solo avuto rapporti con Lombardi, che era un incensurato, ecco, sul quale non vi erano sospetto alcuno. Dalle intercettazioni non risultano rapporti tra me, Martino, o tra me e Carboni. Un anno di intercettazioni. Anzi, dalle intercettazioni risulta che entrambi esprimevano un giudizio di inaffidabilità nei miei confronti. Infatti bastava leggere le intercettazioni. Scusi, scusi, allora, sottosegretario, mi scusi. Io non ho mai avuto rapporti con pregiudicati, sono d'accordo con Raisi. Sottosegretario, posso, scusi, premesso che io non l'ho fatto, io solo ho detto che una persona politica non deve avere rapporti con pregiudicati e mi risulta che sia un pranzo in cui c'era Carboni che mi risulta essere un pregiudicato. No, lei sa benissimo che io non sapevo che c'era Carboni, sa Ma vabbè, benissimo però scusi, perché sottosegretario, ma scusi, risulta allora, adesso, ma io non ho mica detto che lei è dall'ordinanza che colpevole, sono. sottosegretario, mi scusi, ma però qua ci stiamo scaldando per niente, io non ho mica detto che lei è colpevole, però ci sarà qualcuno che ha organizzato quel pranzo? Ma io non ho mica detto che lei è il comportamento, io le sto dicendo che è stato un pranzo organizzato da alcune persone che sono massimi vertici del partito, in No, cui no, c'erano delle guardi, persone guardi, guardi. pregiudicate. Ma non ho mica accusato lei, eh? Io sto No, dicendo che posso a me, dire, a lei ha letto pranzo con Carboni, non mi l'ordinanza? invitano Aspetti, e non mi sentiamo faccio come risponde invitare, voglio Raisi, essere poi chiaro. interviene Scusi, Caliendo. No, Calendo, io io non sto mica, non se la ho prenda personalmente perché non è il caso. Io sto soltanto. dicendo che io da Carboni o da qualcun altro a pranzo non mi faccio invitare. Vogliamo No. essere Lei non chiari, sono ma stato perché so invitato che da Carboni. rappresento Ascolta, comunque allora, la politica però e Raisi, la politica deve scusi. fare chiarezza su queste cose. Non si può andare a Ascolta, braccetto con Raisi, lei persone dice non ci si che può sono state esporre a facinieri situazioni peggiori della Prima ambigue. Repubblica. Vogliamo Allora. essere chiari su questo. Non mi interessa poi se si fa reato o meno, ma sono personaggi che devono sparire dalla politica italiana. Questo Signora voglio dire, ma Berlinguer, non accuso posso mica lei, allora, sottosegretario. sentiamo Sto come re. dicendo che Allora, la politica italiana aspetti. deve Facciamo tornare alla replicare il legalità. sottosegretario. No, mi Aspetti, sembra che ne faccia una anche questione perché sta al personale. telefono e quindi. Sono Allora, qui. scusate, No, Lupi, già perché c'è sennò passato non il si sente giorno, quello che trattano dice tardi. Caliendo. Vi chiedo Per però. questioni personali, Silenzio, perché sennò non si sente. no, Allora, ti devo rilasciare sottosegretario. Allora, oggi in aula, l'onorevole Contento ha letto l'ordinanza di custodia cautelare e l'ordinanza del riesame, dai quali atti giudiziari risultano, primo, che io sono stato invitato da Lombardi, quindi non c'entra nulla Carboni, secondo, che non ero presente quando si è discusso dell'oro Alfano, ed è pacifico, lo dice l'ordinanza del riesame. Dopodiché vi vuole spiegare in che cosa consiste il mio comportamento se non sapevo nemmeno che Carboni ci fosse, col quale non ho mai avuto rapporti? Lui dice: io non sapevo che c'era Carboni, quindi mi hanno invitato a questo pranzo e lì mi Ma sono infatti trovato con Carboni. lei si deve arrabbiare con chi l'ha invitato a quel pranzo, cioè il fatto grave non è lei, è chi l'ha invitato a quel pranzo perché lei non ha pubblicamente, voglio dire, Lei dice quando ha trovato ripreso, cioè, Carboni se ma ne non è deve credibile, ma andare. stiamo parlando di Quando è uno dei arrivato lì peggiori ha trovato faccendieri Carboni della doveva Prima andare via. Repubblica, non stiamo parlando di un Signora personaggio Berlinguer, così. il fatto grave è che io stiamo accusando una persona per bene, non sto questo è il accusando problema nessuno, suo, è che c'è una dignità della persona, non mi mettere in perché tu bocca non sai parole che mai, non ha, tu io non ho che ne accusato sai da chi vai a nessuno, io ho mangiare, accusato cosa ne qualcuno, sai? Beh, stai parlando, non capisci il dramma personale che una persona onesta e per bene, che fa bene il suo mestiere, che deve Allora, essere giudicata, se fa bene il sottosegretario o meno, ma che ne sanno con chi Allora, era ma cosa ne le sa la Croce Carboni? intercettazioni? Scusate, Io credo che potresti anche scusate, fare un patto con Di dai, ma Allora, non posso fare questa scusate, domanda. sentiamo solo come replica il Comunque, meno male sottosegretario. Allora, che è lì per conto sottosegretario, vostro. c'è Solo lì ancora? per caso. Signora Berlinguer, sì, ci sono. Allora, Voglio no, dire solo Raisi una cosa. diceva, Raisi diceva, lei quando è Su, arrivata a dai, questo basta, sto pranzo, ha visto che dicendo, su. c'era Carboni, che insomma tutti Ma conosciamo, forse doveva io andare via, sono la sarebbe dignità della stato più persona, opportuno che su, se ne eh? andasse. No, Fammelo no, parlare, ma anche io sono una persona, ognuno da dire, diciamo di fratto.
mi dicono, lo sì, voglio sentiamo essere molto... come replica. Ieri sera c'è stato, Raisi, che lo sappia anche il mio sottosegretario, ieri sera c'è stato un dibattito, perché per la prima volta diciamo si è parlato dentro anche al gruppo Fignano e si è discusso finalmente anche sulle posizioni, molto forte su questa posizione di oggi, perché tutti quanti, devo dire, all'unanimità hanno considerato la persona del sottosegretario Caliendo una persona per bene, quindi nessuno ha messo in discussione la sua persona, quindi non si sente preso in prima persona. È brutto però che in politica, ancora una volta, dalla porta, dalla finestra, tornino alcuni faccendieri. Allora prendiamo le distanze. Quindi che doveva fare? Prendiamo se le distanze, andare. Basta, io non chiedo nient'altro. O se no avrei votato quella mozione di cui non ero d'accordo. Infatti mi sono astenuto. Sentiamo... perché era sbagliato chiedere le sue dimissioni. Allora... ma non possiamo neanche far finta di non vedere questi faccendieri. Ritornano sempre dalla finestra. Li cacciamo dalla porta e ritornano dalla finestra. Barbuni, o vogliamo far finta di non vederlo. Immaginare che tornava. Poi per me Calenda è una persona molto per bene. Allora, e non avremmo votato queste dimissioni. Vogliamo dire, allora basta. Però se vogliamo giocare le sue parole, mi sembra anche poco onesto nel confronto dei cittadini. No, volevo fare una domanda al sottosegretario Caliendo. Allora, mi chiedo questo, la domanda è questa, poi ognuno ha i suoi giudizi su questa vicenda, noi nostri, ma il voto di oggi è un voto chiaro? Oggi non c'è stata da parte della maggioranza l'espressione di una fiducia politica nei confronti del sottosegretario. Qui non c'entrano i fatti, i risvolti penali. È evidente che la maggioranza, e abbiamo sentito adesso cosa ha detto un esponente autorevole della risvolti maggioranza, politici, diciamo, non ha espresso nei confronti del sottosegretario Caliendo la fiducia politica completa. Non considera che queste cose dovrebbero essere sufficienti per delle dimissioni politiche da dare dopo il voto di fiducia acquisito, perché è chiaro ed evidente che questa maggioranza la fiducia politica nei confronti di quel sottosegretario non ce l'ha. La domanda che io mi pongo è: perché rimane abbarbicato alla poltrona allora, in questo modo? Sottosegretario, posso parlare? Certo, sì sì. Allora, io oggi ho ascoltato le dichiarazioni che hanno accompagnato le astensioni. Non mi hanno chiesto le dimissioni, ma nello stesso tempo le chiedo scusa, perché dovrei dare le dimissioni? L'onorevole Franceschini ha portato oggi in aula una serie di esempi che se lontanamente fossero esempio di un mio comportamento non avrei dubbi a dare le dimissioni. Io, la mia storia personale di 40 anni di magistratura, nessuno mi ha fatto mai una segnalazione, non l'ho fatta mai per altri, mi sono dimesso nel momento in cui mi sono candidato in politica da tutte le cariche, non avevo altro che associazioni di magistrati e riviste giuridiche, semplicemente perché ritenevo che la politica potesse inquinare, forse rigenuo, o inquinare aspetti culturali. Questo credo che sia notorio a tutti, come è notorio che sono amico di giudici della Corte Costituzionale, non ho mai chiesto nulla, se avessi una sola scorrettezza. E se l'onorevole Letta un giorno mi dimostrerà non un'illiceità nel mio comportamento ma una scorrettezza, immediatamente mi dimetto. No, però sottosegretario, Letta diceva che quella di oggi non è naturalmente una questione giudiziaria, non è una questione penale, ma è semplicemente una sfiducia politica che comunque guardi, la maggior parte del Parlamento ha dato nei suoi confronti. Sottosegretario, mi consente di le riformulo la domanda. Non conta la fiducia politica. Mi consente di riformulare la domanda. Lei quando è stato nominato sottosegretario? È fondata su fatti. Allora porta a delle conseguenze. Se è fondata su strumentalizzazione di fatti inesistenti, allora la situazione è diversa. No, ma io la mia domanda è questa. Quando lei è stato nominato sottosegretario, ha ricevuto la fiducia insieme a tutto il governo. Questa fiducia gli è stata data da 340 parlamentari della Camera dei Deputati. Oggi, rispetto a quei 340 di partenza, le sono mancati, per lei personalmente, la bellezza di 41 di quei voti. Lei ha preso 299 voti. Questo dato, politicamente, non sto parlando di scorrettezze o di risvolti penali, dovrebbe essere automaticamente, dopo aver ricevuto quel voto che giuridicamente le consente di rimanere, un elemento del quale tirare le conseguenze. Allora, se lei rimane abbarbicato alla sua poltrona così, dopo un fatto come questo, a me questa cosa colpisce molto. Se posso intervenire anch'io, visto che stiamo... Poi chiudo, non vi chiedo... No, aspetta. Più.
Però, onorevole Letta, non sono abbarbicato a nulla, esatto. Perché ho dato dimostrazioni in passato di dimettermi quando è necessario. Però anche il gruppo dei Finiani ha dichiarato di essere nella maggioranza. E quindi oggi il governo ha una maggioranza stabile. Sì, ma le ha negato la fiducia quel gruppo. Quel gruppo le ha negato la fiducia. Lei non può far finta di niente. No, non mi sembra. Legga quello che ha detto. Lei non può far finta di niente. Sottosegretario, posso farle una domanda? Poi mi dispiace dirlo, che anche una serie di professori universitari del PD anche oggi mi hanno telefonato per la loro stima. Sottosegretario, allora, sentiamo Renzi che vuole fare una domanda. Sottosegretario, posso fare una domanda? Sì. Molto secca. Le ho già spiegato che da parte nostra c'è la massima stima sulla persona. Io, anche ieri sera nella discussione, ripeto, è emerso sicuramente la stima della persona. Quindi nessun dubbio da questo punto di vista. Ma la domanda che io le faccio, ma rispetto alle persone che l'hanno invitata a quel pranzo, qual è il suo pensiero? Perché questo mi interessa, perché qui è il fatto lungare. Ce l'hai giustamente detto, io l'hanno non sapevo che l'hanno, lì. Gli hanno fatto ma trovare chi l'ha invitato a quel pranzo? Cosa ne pensi di quelle persone? Guardi, Lombardi era né più né meno uno che si occupava dell'organizzazione materiale dei convegni. Ho avuto l'unico difetto di credere nel federalismo come uno strumento di grande moralità nelle amministrazioni del Sud. E ho detto a Bassolino, durante il convegno, che era necessario organizzare un altro convegno in una regione del Sud. E per questa ragione sono andato a quell'incontro. E non ho parlato di altro. Ecco, però, sottosegretario, quindi effettivamente, quando ha trovato Carboni, non sarebbe stato meglio che se ne fosse andato? Non ha parlato Carboni, sono andato via. Bene, io questo sono già molto soddisfatto della ringrazio. Vi ringrazio, era solo per dire, io vi ringrazio, vi chiedo scusa di essere intervenuto, siccome ho sentito che io frequentavo persone che erano pregiudicati, non l'ho mai frequentato nella mia vita, ho solo frequentato persone censurate. Grazie. Grazie al sottosegretario Caglietto.